qui Ponte 4. Poi c'è un'altra nave, la Mariner. Mariner of the Seas. E io sto sulla Independence. Dove è scritto? Da qualche parte. Questo. Siamo fermi a Cozumel. Questo è Cozumel, Messico. Allora, mi stavo ricordando che anni fa io sono stato una volta a Cozumel con la Princess Cruises, che hanno forse 2010, mi ricordo, ma c'è anche una... non mi ricordavo di questo porto, perché c'è un altro porto, ho capito, più in là, nella città. Questo è il porto dove arrivano le navi più grandi, e all'epoca nel 2010 erano le navi più piccole della Princess, se mi ricordo, quindi sono stato lì 14 anni fa probabilmente, e sono ritornato qua nel 2014. Non c'è granché, qua non c'è granché, ma nella città carino, però non c'è niente a quest'ora, tutto chiuso. E mai come in questo contratto, quest'anno ho capito che veramente odio entrare e uscire dalla nave, e per via dei controlli della sicurezza all'uscita e al ritorno. In più fare le file, aspettare decine o centinaia di persone, odio proprio essere controllato dalla sicurezza ogni volta. Anche esporre solo il tesserino per entrare e poi sali sulla... Soprattutto per il fatto che... non lo so, sono varie ragioni mie, non mi piace più. Forse venire in vacanza è bello, da novembre ad aprile è probabilmente buono qua. Pensando in questi giorni di filmare tutta la nave all'interno di sera, quando è pieno di persone, ma non lo farò. Ho pensato per vari mesi qui a bordo, per molto tempo ho pensato di registrare video e fare video all'interno della nave, credo di averne fatti alcuni, pochi, ma non ne ho voglia di farne, non mi va, quindi non li farò. Lascio a voi immaginarvi com'è. Dentro è grande, ci sono migliaia di persone. Il tempo è così, a volte esce il sole, poi ci sono le nuvole, va e viene. Il periodo. Il periodo buono è dicembre ad aprile. Novembre, dicembre a marzo, aprile, quello è il periodo migliore. Caraibi. Sono qua in piscina a mangiare qualcosa. Ho comprato aragosta fritta. Siamo nel porto di Cozumel, ho pensato di venire qui, lì fanno pesce, gamberi, pollo e aragosta. Io ho ordinato, ho comprato, poi questo si paga l'aragosta, poi le altre cose no. Però noi abbiamo lo sconto, quindi dell'equipaggio, chi ha il privilegio di venire qui ha uno sconto. Ah.
preferisco stare qui quando c'è meno gente, perché siamo nel porto e stanno tutti fuori, o quasi tutti, l'80%, 70% delle persone. E ora mi sono seduto qui nel fronte della nave, dove ci sono altre piscine e jacuzzi o idromassaggi, forse senza jacuzzi, solo... Ah, ci sono idromassaggi, sì. Siamo fermi a Cozumel, ora un po'. Lì c'è la Carnival. Qua c'è un bar, piscina, altre piscine lì. Siamo nel fronte della nave. E qui sono sempre verso il centro retro della piscina. Ero seduto lì a mangiare l'aragosta. Là c'è lo stage, il palco, stage e palco dove stanno preparando il gruppo di musicisti, probabilmente ci sono due o tre gruppi di musicisti a bordo. Piscine, idromassaggi, niente, mai utilizzato questa parte qui, potrei ma non lo faccio. Sono al ponte 12 in alto, ero al ponte 11 lato piscine, jacuzzi, idromassaggi. Quando navigazione mai ci verrei. Nei porti sì, vengo, ma non qua, cerco di stare più nella zona più riservata lassù. Qui c'è un bar, scene scale, qui c'è il palco, spettacolo. Lassù c'è una discoteca, un locale che fanno anche discoteca silenziosa, dove danno le cuffie ai passeggeri e ballano. Ma no, ha uno stile diverso qui, la sera non vado in discoteca qui. Per me se ci era a livello di discoteca per i passeggeri, qua non so, sembra che non... Anche su Princess, su Celebrity, ma qui, almeno su questa nave, non lo so. Sembra che non sia molto frequentata la sera la discoteca o facciano cose... Non è molto... Quindi nella discoteca lì si sono mai stata, anche perché fanno molte cose nell'area centrale, zona tipo Ponte 5, dove sta la passeggiata centrale interna, fanno spesso le feste lì con DJ. Penso che qui non ci sia attività di discoteca, ma se per esempio su MSC Crociera, ogni discoteca, alle 11 si parte con la discoteca, fino a tarda notte. Anche su Princess Cruise si parte con la discoteca, qui invece sembra che la sia dispersa per la nave, le attività... Comunque... È vuoto perché sono tutti fuori a Cozumel nel porto. Quella è l'altra nave, la Mariner of the Seas, questa è la Independence of the Seas e quelle sono le navi brutte vecchie della Carnival. Faccio vedere un po' da questo angolo. Spesso qui in questa zona quando siamo fermi nel porto o sull'isola, perché qua facciamo queste crociere, facciamo solo due porti, un'isola delle Bahamas e il porto di Cozumel. Ovviamente Royal Caribbean ha molti itinerari e 28 navi in tutto il mondo, dove vanno ovunque praticamente, anche in Europa e nel Mediterraneo, Italia, Spagna, Francia, dovunque, Grecia, fanno i giri del mondo. In stanza a prendere lo zaino, l'asciugamano e la protezione solare, perché vado a fare un 20 minuti di esposizione solare. Un 20 minuti, ho cambiato pure il cappello. Questo l'ho appena comprato a Miami, $30, $32.
sarà pieno di gente. Sono in ascensore passeggeri, ho appena incontrato una famiglia, un gruppo famigliola di cinesi, che carini, bravi. Proprio meno di cinesi americani. E niente, ora vado al Ponte 12, vado a trovare un posto che mi piace, solitamente il solito. Fammi 20 minuti al sole, massimo 30. Andrò. Ok. Quello piace fare a voi, tutte cose che ho fatto in passato, cose simili, il banana boat, il canottone a forma di banana e tutti seduti sopra, poi ti fanno, poi hai commozioni cerebrali nell'acqua perché fai attestate, perché ti fanno cadere, oppure altre cose simili, il ciambellone sempre attaccato con una corda dietro una barca veloce, poi ti fanno... cercano di farti perdere i sensi nell'acqua. Questo piace fare a voi. Jet ski, la moto d'acqua, non ne faccio più, anche perché sono cosiddetti scams, truffe. Cercano di fregarti i soldi o di accusarti di incidenti e farti pagare, cioè. Vengo qui. Lo so, questo piace fare a voi sulle barchette, oppure il catamarano. Il catamarano e le escursioni, andare da tutte le parti sull'isola, affittare le barche e affittare l'auto. Ne approfitto per